Io vengo dal mondo della ricerca, della ricerca sperimentale, sono una linguista di formazione, però ho la fortuna di lavorare a Edimburgo, che è uno dei maggiori centri di ricerca sul bilinguismo e sull'apprendimento linguistico al mondo, e dove abbiamo la fortuna anche di poter fare ricerca sperimentale interdisciplinare, quindi che combina la linguistica, la psicologia, la neurolinguistica, la medicina e la sociolinguistica, la sociologia e altri campi. Sono anche madre di due figli bilingui, quindi so cosa vuol dire avere figli bilingui, allevare figli bilingui, e ho fondato anche un centro di divulgazione scientifica del quale dirò qualcosa di più dopo, alla fine del mio intervento. Volevo partire da una considerazione di carattere generale, dove ci troviamo a operare e che cosa mi ha portato al desiderio di colmare il divario, diciamo, tra la ricerca e la società. Viviamo in un contesto in cui il multilinguismo ovviamente sta diventando sempre più diffuso in Europa, e nonostante questo ci confrontiamo con questi fatti. C'è ancora molta mancanza di informazione sulla natura del bilinguismo, su come i bambini imparano le lingue, su cosa vuol dire avere più di una lingua nel cervello. E quindi ci sono ancora molti pregiudizi nei confronti del bilinguismo, molti antichi, diciamo pregiudizi di vecchia data che ci sono ancora, anche se cerchiamo di sconfiggerli con l'informazione. Alcuni sono più recenti, quindi a quelli antichi si sommano adesso dei pregiudizi più recenti, di cui parlerò tra poco. La conoscenza delle lingue in alcuni paesi viene sottovalutata, e il paese dove vivo è uno di questi. La Gran Bretagna è un paese dove l'inglese ovviamente è la lingua madre, e quindi c'è questa sensazione che non serva in fondo imparare le lingue, perché tanto parlano tutti inglese, e l'inglese è una lingua internazionale, quindi manca la motivazione per imparare le lingue. E negli altri paesi c'è una priorità quasi assoluta nei confronti dell'inglese. A livello europeo più del 90%, più del 95% dei bambini studiano l'inglese, spesso a scapito di altre lingue, sia altre lingue europee che altre lingue minoritarie, eccetera. Quindi torneremo, questo è il contesto generale in cui ci troviamo ad operare. E vorrei anche specificare che cosa vuol dire essere bilingue. Perché molte persone pensano che essere bilingue voglia dire conoscere due o più lingue perfettamente dalla nascita. E quindi se uno non soddisfa questa definizione non è bilingue. Questa non è la definizione di bilinguismo che noi adottiamo, perché per noi un bilingue è una persona che conosce due o più lingue, ma anche altre varietà linguistiche, anche varietà dialettali, e le usa regolarmente, anche se non allo stesso livello e anche se non, queste lingue non sono state imparate fin dalla prima infanzia. Quindi un bilingue è chiaramente un bambino che ha la fortuna di imparare due lingue insieme fin dalla nascita, un bambino che impara una lingua prima e poi un'altra, ma durante l'infanzia, un adulto che impara una lingua da adulto e la impara bene, quindi sia da adulto giovane, quindi studenti universitari che imparano una lingua all'università, ma anche, e questo è un campo in cui ci stiamo specializzando sempre di più, persone più anziane, quindi adulti più in là nella vita che affrontano una lingua per la prima volta. Se adesso vi allacciate le cinture, faremo un brevissimo viaggio nel mondo della ricerca. Ovviamente non ho tempo di darvi molti dettagli, ma cercherò di riassumere quello che sta venendo fuori dalla ricerca, ovviamente non solo la nostra ricerca, anche se noi partecipiamo attivamente, ma la ricerca che viene condotta da molti, in molti centri a livello mondiale.
Partiamo dai pregiudizi per capire che cosa sta, cosa può contribuire alla ricerca. Avevo parlato dei pregiudizi di antica data. Questo è uno, il fatto che un bambino che impari due lingue, più giovane è e più diventa confuso. C'è quest'idea che una lingua debba essere ben radicata, ben stabilita, prima di poterne introdurre un'altra, perché un bambino è troppo piccolo e il cervello diventa confuso, il bambino non parla nessuna lingua abbastanza bene. È un'idea collegata a questo pregiudizio che appunto il cervello del bambino piccolo, posto sotto sforzo dalla presenza di più lingue, non possa svilupparsi regolarmente in altri ambiti dello sviluppo cognitivo e il cervello è troppo sotto sforzo. Un altro pregiudizio è che un bambino che ha un'altra lingua possa non andare troppo bene a scuola, nella lingua della scolarizzazione, che è tipicamente la lingua della comunità in cui si vive, quindi l'italiano qui in Italia, l'inglese dove vivo io. Quindi quest'idea che un bambino bilingue, nel senso che per esempio viene da un altro ambito linguistico e porta con sé un'altra lingua, e questo possa essere un problema piuttosto che una risorsa per rifarsi al magnifico titolo di questo convegno. E l'ultimo pregiudizio, ma non l'ultimo nel senso che questa è una lista comprensiva e completa, ne ho saltati altri, ma mi fermo qui, il fatto che molte persone pensano ci sia un bilinguismo utile e un bilinguismo meno utile. Quindi il bilinguismo utile comporta lingue utili strumentalmente, lingue prestigiose, lingue come l'inglese appunto. Il cinese sta assumendo sempre più importanza. Uno si chiede perché, e la risposta è abbastanza ovvia, perché la Cina sta emergendo come potenza economica a livello mondiale. Quindi quello che rende una lingua prestigiosa è chiaramente il prestigio, il potere politico e economico che le viene associato. E però ci sono altre lingue, come per esempio le lingue di immigrazione, come le lingue di minoritarie parlate solamente in certi luoghi, che non vengono considerate molto utili. E vi posso dire come esperienza personale, mia madre era sarda. In Sardegna si parla il sardo, che non è un dialetto dell'italiano, ma è una lingua a sé stante. Mia madre non me l'ha mai parlata perché pensava che io dovessi imparare l'italiano standard e l'inglese. E il sardo sarebbe stato una zavorra, un peso inutile. E cosa dimostra la ricerca invece? La ricerca dimostra prima di tutto che questo pregiudizio di confusione è veramente poco fondato, perché anche i bambini molto piccoli distinguono tra le due lingue. E quando dico molto piccoli intendo anche i bambini di 1 mese e persino i neonati, se la madre parlava due lingue nell'ultimo periodo della gravidanza, quando il bambino ancora non nato percepisce molto di quello dell'ambiente circostante, quel bambino nasce con una sensibilità alle due lingue parlate nell'ambiente. Quindi abbiamo gli strumenti per studiare i bambini a uno stadio in cui non producono parole, quindi non producono ancora linguaggio, e abbiamo le prove che i bambini sanno quando sentono una lingua o quando sentono un'altra. La ricerca dimostra, quando si guarda lo sviluppo delle due lingue, che gli stadi di sviluppo bilingue sono simili agli stadi di sviluppo monolingue. Scusate, ci sono dei posti qua davanti, se vedo che sono in piedi, Certo. la professoressa Gebert Prego. e anche gli studenti. Quindi ci sono molte più somiglianze che differenze tra lo sviluppo bilingue e lo sviluppo monolingue. Ci sono ovviamente delle differenze, ma come dicevo, le somiglianze a livello di stadi di sviluppo, a livello di pietre miliari dello sviluppo, sono senz'altro di più. Sappiamo che il bambino bilingue ha un vocabolario inizialmente più ristretto in ciascuna lingua, perché spesso il bambino bilingue impara
Parole diverse in lingue diverse, perché la lingua, una lingua si usa in questi contesti con queste persone, l'altra lingua si usa in altri contesti con altre persone, quindi le parole che vengono imparate possono essere diverse inizialmente, poi intanto se si sommano tutte le parole tra le due lingue, tipicamente il vocabolario del bilingue può essere più ampio del vocabolario monolingue, però, e ci torneremo su questo punto, se uno non sa che ci possa essere questa differenza iniziale e il bambino viene valutato con strumenti che sono sviluppati, che sono adeguati ai monolingui e quindi alla conoscenza del vocabolario monolingue, è ovvio che il bambino bilingue può non rendere nello stesso modo, perché bisognerebbe testarlo anche nell'altra lingua. La ricerca dimostra che quando un bambino mischia le due lingue, la cosiddetta mescolanza delle lingue, che viene, è una fonte di preoccupazione per molti genitori, spesso ci viene detto dai genitori: ah, ma mio figlio ha cominciato a dire delle cose che non corrispondono né a una lingua né all'altra, vuol dire che è confuso, forse avrei dovuto aspettare per introdurre l'altra lingua. Invece la ricerca dimostra che la mescolanza delle lingue ha delle regole molto precise, c'è una grammatica della mescolanza linguistica e quindi il bambino impara come, dove è possibile mescolare, in quali punti della frase sia possibile per esempio inserire una parola dall'altra lingua e in quali punti non sia possibile. È un indice di creatività, perché spesso il bambino bilingue mischia con altri bilingui, perché non perché non sappia per esempio la parola di cui ha bisogno nella lingua che sta parlando, ma perché la parola nell'altra lingua ha una valenza diversa e contribuisce alla ricchezza del messaggio, quindi è una fonte di creatività, di comunicazione creativa tra bilingui, e quindi è una buona strategia di comunicazione. Nel caso mi stesse domandando da dove viene quell'esempio, viene da uno dei miei due figli che aveva coniato questa bellissima espressione: mamma, mangiamo patate crunciose stasera. E chiaramente crunchoso non esiste in italiano, è inventato sul modello della parola inglese crunchy, e vuol dire mangiamo patate arrosto stasera. Veramente una ricetta della nostra famiglia che è ottima, e se volete ve la do. Ancora parliamo noi in famiglia di patate crunchose, perché è una ricetta molto particolare, ma il punto è questo: se guardate quella frase, è una frase assolutamente corretta in italiano, perché crunciose si accorda in genere e in numero con la parola patate, femminile plurale. L'aggettivo crunciose segue la parola patate invece di precederla, che è quello che bisognerebbe fare in inglese. Quindi è perfetta, si adatta perfettamente alla grammatica dell'italiano. Quindi fino adesso cosa abbiamo detto? Siamo solo a metà, perché abbiamo detto come minimo possiamo dire che un bambino bilingue non è svantaggiato rispetto a un monolingue, se partiamo dal pregiudizio che in effetti il bilinguismo possa essere un problema. Non è un problema, ma in realtà possiamo dire molto di più. E quindi adesso vediamo quali possono essere i vantaggi, perché il bilinguismo è una risorsa. La ricerca dimostra che il bambino bilingue in genere ha migliori abilità metalinguistiche. Cosa vuol dire questo? Che il bambino bilingue capisce come funziona il linguaggio in generale meglio di un bambino monolingue. Quindi c'è questa comprensione spontanea, implicita, di come possa funzionare il linguaggio in generale, e quindi una maggiore abilità di considerare il linguaggio come un oggetto, quindi di poter ragionare sul linguaggio, che porta a migliori abilità di apprendimento linguistico, quindi una terza lingua, una quarta lingua, se già se ne hanno più di una, è più facile imparare altre lingue rispetto al monolingue. Ci sono dei vantaggi selettivi nei processi di alfabetizzazione, e qui non voglio prendere molto tempo perché il mio collega parlerà dei processi di alfabetizzazione, ma basti dire qui che certi
certi aspetti del processo di alfabetizzazione si possono trasferire da una lingua all'altra. Quindi a noi viene spesso chiesto dai genitori, per esempio, ma è un problema se mio figlio impara a leggere in italiano? Visto che poi andrà a scuola in inglese, quindi deve imparare a leggere in inglese. Quindi la nostra risposta è: non solo non è un problema, ma può essere un vantaggio, perché un'introduzione al processo di alfabetizzazione in una lingua come l'italiano, che è più semplice di una lingua dell'inglese, può essere senz'altro un vantaggio, nel senso che le abilità acquisite, questa introduzione nell'italiano, poi si può trasferire, alcuni aspetti del processo si possono trasferire all'apprendimento della lettura e successivamente della scrittura in una lingua come l'inglese. Al di fuori del linguaggio ci sono dei benefici che la ricerca ha messo in luce. Uno di questi è la comprensione precoce che le altre persone possono avere un punto di vista diverso dal loro. Quindi una consapevolezza che gli altri possano avere una prospettiva diversa dalla nostra. E questa, da dove viene questo vantaggio? Il vantaggio viene dal fatto che il bambino bilingue capisce ben presto che non tutti sono bilingui, prima di tutto, e quindi deve imparare che deve scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parla. Quindi se parla con un monolingue della lingua A, deve scegliere la lingua A. Se parla con un monolingue della lingua B, deve scegliere la lingua B. Se parla con un bilingue, può adottare quelle strategie di comunicazione, per esempio le mescolanze creative di cui parlavamo prima, quindi certi comportamenti linguistici che non potrebbero essere adottati con i monolingui. E quindi questa consapevolezza linguistica richiede uscire fuori dal proprio stato di bilinguismo e apprezzare che gli altri possono anche non condividerlo. E questo si riflette al di fuori dell'ambito linguistico in una consapevolezza più generale che è possibile avere diversi punti di vista, che è possibile avere diverse prospettive. E visto la società in cui viviamo, direi che è difficile sottovalutare l'importanza di questa consapevolezza che il bambino bilingue ha più facilmente. Ci sono molti studi che dimostrano vantaggi selettivi nel controllo dell'attenzione. L'attenzione è, dobbiamo prestare attenzione a quello che facciamo, ovviamente, in tutti i compiti quotidiani, perché se non prestiamo attenzione non lo facciamo abbastanza bene. Ora, è stato dimostrato dalla ricerca che ci sono aspetti del controllo dell'attenzione che vengono influenzati positivamente dall'essere bilingui e quindi il bambino bilingue tendenzialmente può prestare attenzione selettiva, quindi focalizzata, sugli aspetti che contano, quindi sulle informazioni rilevanti, e al tempo stesso ignorare le informazioni non rilevanti. E di nuovo questa è una cosa abituale che facciamo sempre, nel senso che dobbiamo concentrarci su quello che facciamo e ci sono continuamente fattori che ci possono distrarre, quindi può essere una preoccupazione, può essere un rumore, può essere il telefono che suona, dobbiamo ignorare queste cose. Ed è questa capacità di attenzione selettiva che il bambino bilingue può avere più facilmente, e questo si collega a una maggiore flessibilità mentale e capacità di adattamento, quindi capacità di passaggio da un compito all'altro, soprattutto se i compiti diversi richiedono attenzione a fattori diversi. Nuovi pregiudizi. Ho detto ci sono i vecchi pregiudizi, adesso ci sono alcuni nuovi pregiudizi dovuti a una interpretazione errata della ricerca di cui parlavo. Quindi il bambino bilingue è un piccolo genio, il bambino bilingue è più intelligente del monolingue. No, quindi il bambino bilingue non è più intelligente, il bambino bilingue ha, se possiamo dirlo in questo modo, una marcia in più.
che dà loro un vantaggio in molte situazioni, sia linguistiche che non linguistiche, però attenzione, non in modo automatico, quindi non è che se un bambino è bilingue va, ah, chiaramente c'ha tutti questi vantaggi, perché in effetti non tutti gli studi che sono stati fatti dimostrano questi vantaggi, il che è assolutamente normale nell'ambito della ricerca, in tutti gli ambiti della ricerca, non è che tutti gli studi sono in accordo l'uno con l'altro. Ma nei confronti del bilinguismo bisogna dire che il bilinguismo non è una variabile categorica, quindi non è che uno o è bilingue o non è bilingue, quindi o è nero o è bianco, perché ci sono molti fattori importanti che possono modulare la presenza di questi vantaggi. E vorrei dire, prima di parlare di questi fattori, vorrei farvi notare che anche gli studi che non dimostrano vantaggi non dimostrano svantaggi nemmeno. Quindi in genere o non c'è differenza tra monolingui e bilingui, o se c'è una differenza tende a essere a favore dei bilingui. Quindi questo è un fatto importante di cui parlare. Un fattore che in ricerca stiamo cercando di capire meglio è i diversi modi di esposizione e di uso delle lingue, sia in famiglia che nella società. Quindi, per esempio, se le due lingue sono separate in modo rigido, quindi ci sono comunità e situazioni in cui la lingua A viene parlata solamente in questo contesto, per esempio a casa, la lingua B viene parlata solamente fuori di casa. Questa è una divisione molto rigida. Invece ci sono altre comunità e altre situazioni in cui le due lingue vengono usate in tutti i contesti. Quindi vogliamo capire meglio se il grado di separazione delle lingue, la frequenza del passaggio da una lingua all'altra, quello che in inglese si chiama switching, può influenzare i benefici del bilinguismo. Un fattore che è poco compreso ma è sempre più importante per l'acquisizione del linguaggio in genere è il fatto di sentire la lingua da più persone. E questo sembra banale, se uno pensa a un monolingue, pensate a un qualsiasi bambino monolingue che naturalmente sente la lingua da tantissime persone. La sente da persone, da bambini e da adulti, da persone giovani e persone anziane, da uomini e da donne, da diversi registri, diversi modi di parlare, diversi accenti. Il bambino bilingue spesso può non avere il beneficio di questa varietà o variazione normale, quello che noi chiamiamo in ricerca la variazione normale nell'uso della lingua, perché non, se prendete qualsiasi due persone non parlano in modo identico, quindi anche due persone presentano diversi modi di parlare e questo aiuta molto l'apprendimento linguistico, quindi avere una comunità intorno, soprattutto nella lingua minoritaria, è chiaramente importante, ma anche una comunità ristretta, quindi avere non solo un genitore che parla la lingua, che quella è una persona sola, ma averne anche due o tre è meglio che averne una sola. Quindi perché questa variazione normale aiuta il bambino a capire quello che è possibile nella lingua e quello che non lo è. Ovviamente gli atteggiamenti e come la lingua viene percepita sia dal bambino che dagli adulti che gli stanno intorno è molto importante, perché il bambino è molto sensibile a quello che gli altri pensano, sia del suo bilinguismo, del suo essere bilingue, ma anche delle lingue, in particolare delle lingue che parla. Quindi se il bambino si rende conto che ci sono dei pregiudizi nei confronti di una delle lingue, che la gente non apprezza una delle lingue, e non si può fargliene una colpa se poi il bambino non vuole parlare quella lingua. Quindi è fondamentale che entrambe le lingue siano apprezzate sia in famiglia che in comunità, ed è anche fondamentale che il bambino si renda conto che entrambe le lingue si possono usare in tutte le situazioni, quindi non esiste la lingua importante e la lingua che si può usare in tutte le situazioni della vita quotidiana e la lingua che invece si usa solo con mamma o papà o si usa solo con l'insegnante.
ci torneremo su questo. Quindi entrambe le lingue si possono usare per tutto, e quindi questa percezione che non esiste la lingua importante e la lingua meno importante, ma si possono esprimere tutti i messaggi in entrambe le lingue, questo è fondamentale per il bilinguismo attivo. Vorrei dire solamente due parole sull'apprendimento adulto, che anche l'apprendimento in età adulta può dare benefici, quindi siamo tutti bilingui, ricordatevi, che non è che esiste il bilinguismo infantile che è l'unico possibile. Quindi anche imparare una lingua in età adulta può dare benefici, noi l'abbiamo dimostrato tra gli studenti universitari, per esempio, studenti universitari di lingue, e abbiamo pubblicato studi su questo argomento. Abbiamo anche dimostrato che il cervello degli anziani risponde in modo molto positivo all'apprendimento linguistico, quindi corsi di polacco per tutti, questa sarebbe un'ottima, e spero che ci siano già, un'ottima cosa, non solo per i bambini, ma anche per tutti nell'arco della vita. Quindi abbiamo fatto per esempio uno studio sul gaelico, lingua minoritaria scozzese, e abbiamo uno studio intensivo di una settimana. E le persone in questo studio, quelli che andavano appunto a questo corso, avevano le età comprese tra 18 anni e 78 anni, quindi avevamo veramente tutta una gamma all'arco della vita, e abbiamo scoperto che tutti, il cervello degli anziani infatti risponde allo stimolo linguistico meglio del cervello del giovane. E quindi c'è più cambiamento, diciamo, dovuto all'esposizione a questa lingua negli anziani che non nei giovani. Ed è stato provato da altri studi, inclusi alcuni dei nostri, o colleghi che lavorano proprio sui processi di invecchiamento cognitivo, che il bilinguismo può ritardare il declino cognitivo, sia normale, nel senso che i processi di memoria ovviamente risentono dell'invecchiamento, ma uno può compensare in vari modi, incluso l'essere bilingue. Quindi l'essere bilingue può ritardare i processi normali, non patologici, di invecchiamento cognitivo, ma anche quelli patologici, nel senso che la comparsa dei primi sintomi di certi tipi di demenza senile in genere appaiono 4-5 anni nei bilingui rispetto ai monolingui. Quindi un altro fraintendimento comune da evitare: è vero che ai bilingui non viene l'Alzheimer? Ovviamente non è vero, ma questa domanda mi viene rivolta dai giornalisti, per esempio. È vero che è bellissima, questa è una cura per l'Alzheimer. Non è vero assolutamente, il bilinguismo è una risorsa cognitiva che può ritardare la comparsa dei primi sintomi, come possibilmente altri tipi di esperienza musicale, esperienza allenamento fisico, altri tipi di attività cerebrale. Il messaggio principale quindi adesso è questo: quello che conta è il fatto di avere più lingue nel cervello, non quali lingue siano. Quindi dal punto di vista cognitivo non ci sono lingue utili e lingue meno utili. Ricordatevi il pregiudizio, no? Con l'inglese va benissimo, però con altre lingue non tanto. In realtà è il fatto di averne più di una che conta, non quante persone la parlino, se la lingua sia prestigiosa perché è economicamente importante, se è parlata solamente da 300 persone su un'isola deserta, non importa, è il fatto di averne più di una che conta. E questo ha conseguenze ovviamente importanti per la società, per le famiglie, per le classi multilingue, appunto, e i bambini immigrati, per le lingue minoritarie regionali e per il modo in cui si insegnano le lingue a scuola e il modo in cui si imparano le lingue a scuola. E vi voglio, nell'ultima parte del mio intervento, darvi alcuni risultati di studi che stiamo facendo
in questi settori. Il bilinguismo in famiglia, il messaggio è questo, è un impegno, nel senso che non basta che io parli una lingua e il mio partner, marito, moglie ne parli un'altra, perché il bambino ha bisogno di sentire entrambe le lingue, quindi non c'è una trasmissione genetica della lingua. Il bambino che non sente, non ha input in entrambe le lingue, non sviluppa un bilinguismo attivo. Ho parlato dell'esposizione a più parlanti, quindi fare interagire il bambino con più parlanti, quindi organizzare occasioni di incontro, per esempio, con altri parlanti e trasmettere messaggi positivi. Tutto questo abbiamo già detto, quindi questo comporta un certo impegno, una consapevolezza da parte delle famiglie. Per l'immigrazione noi trattiamo molto con immigrati di tutti i tipi e provenienti da molti paesi. Uno dei problemi che riscontriamo, e non solo noi, è il fatto che spesso gli immigrati di prima generazione si sentono sotto pressione per smettere di parlare la propria lingua. E perché pensano il figlio o la figlia deve imparare la lingua del posto, deve andare bene a scuola nella lingua del posto, e pensano erroneamente che la loro lingua madre sia un ostacolo. In realtà noi spieghiamo, facciamo molto lavoro di divulgazione con famiglie di immigrati, con associazioni di rifugiati, eccetera, e cerchiamo di mantenere e trasmettere il messaggio che mantenere la propria lingua in famiglia è un vantaggio per il bambino, perché lo rende bilingue, ma anche per la famiglia, perché ovviamente non può mantenere un livello di comunicazione in famiglia che viene a scomparire nel momento in cui i genitori si sentono costretti a parlare una lingua che loro stessi stanno imparando molto spesso. Quindi il bilinguismo va mantenuto in famiglia, e le classi multilingue sono un'opportunità. Quindi le famiglie devono sapere che intanto l'integrazione linguistica e sociale è possibile senza eliminare la prima lingua, e in effetti l'integrazione può trarre beneficio dal mantenimento della lingua madre. Per le lingue minoritarie spesso il bilinguismo è essenziale per trasmettere la lingua da una generazione all'altra. Molte lingue scompaiono perché non vengono più imparate dai bambini. Se una lingua smette di essere imparata dai bambini, muore, e questo succede in continuazione. Ci sono lingue, delle 7.000 lingue presenti a livello nel mondo attualmente, ne muoiono in continuazione anche mentre parliamo. Quindi il bilinguismo è essenziale per assicurare la trasmissione di una della lingua da una generazione all'altra, ma anche perché la lingua minoritaria, come dicevamo prima, può dare ai bambini i vantaggi del bilinguismo. Ricordatevi il messaggio: qualsiasi lingua può dare questi vantaggi. E infatti ci sono numerosi studi sugli effetti cognitivi in alcune lingue minoritarie, che non ho tempo di parlarvene in dettaglio, ma noi stessi abbiamo fatto ricerche sul sardo, bilinguismo sardo-italiano, bilinguismo gaelico-inglese e vari altri tipi di bilinguismo con lingue minoritarie. Alcuni hanno trovato vantaggi, altri no, per esempio basco-spagnolo, gallese-inglese, ma ricordatevi che appunto ci sono numerosi fattori che possono interferire sul fatto che ci siano effetti cognitivi in tutti i tipi di bilinguismo o no. Imparare una lingua a scuola, bisogna distinguere tra quello che è realistico e quello che in realtà è invece una specie di sogno. E noi lavoriamo col governo scozzese, che 3 anni fa ha deciso di introdurre 2 lingue nelle scuole elementari. 3 anni fa, quindi una cosa recentissima in Scozia, solamente che c'è bisogno di una formazione sia degli insegnanti che delle famiglie, perché prima di tutto un bambino di 5 anni non impara nello stesso modo che un bambino di 10, quindi il progetto
scozzese implica l'introduzione della prima lingua a livello in prima elementare, quindi all'età di 5 anni, la seconda lingua 5 anni dopo. Ma un bambino di 5 anni e uno di 10 imparano in modo diverso, perché c'è molto sviluppo cognitivo tra l'età di 5 anni e quella di 10. Quindi bisogna imparare, bisogna sapere come imparano le lingue i bambini a diverse età. Tipicamente il tempo dedicato alla lingua è un'ora a settimana. È sufficiente? Noi diciamo no, non è sufficiente, dovrebbe essercene di più. Gli insegnanti dovrebbero essere sia formati a livello di formazione degli insegnanti, ma anche informati sul bilinguismo fin dall'inizio della loro carriera, e spesso non lo sono. I genitori dovrebbero essere anche loro informati, quindi noi stiamo progettando col governo scozzese una campagna di informazione capillare, quindi a tutte le famiglie arriverà, se riusciamo ad andarla in porto, un volantino, un'informazione minima sui vantaggi del bilinguismo, sul perché imparare una lingua è importante per il bambino e su come i genitori possano sostenere attivamente il loro figlio o figlia in questa impresa. Quindi questo è il progetto del governo scozzese, cosiddetto 1+2, 1+2, e che sarà pienamente operativa entro il 2020. Quello che facciamo all'interno di questo progetto e oltre, conduciamo studi di valutazione tramite il mio centro Bilingualism Matters, e che prevede anche formare brevemente studenti universitari di madrelingua cinese, spagnola e francese, perché queste sono tre lingue tipicamente richieste. L'italiano è al quarto posto, ma per adesso formiamo studenti di madrelingua cinese, spagnola e francese, e li mandiamo nelle classi elementari per lavorare con l'insegnante. L'insegnante rimane lì e partecipa o non partecipa, dipende, e lo studente fa attività nella madrelingua e nella sua madrelingua, e offriamo ovviamente risposte, consigli sull'apprendimento linguistico nei bambini, e poi conduciamo valutazioni sperimentali, perché vogliamo sapere che cosa impara, quanto impara un bambino in queste condizioni, in questa scuola rispetto a quest'altra, per esempio. Quindi, per esempio, una valutazione che abbiamo fatto recentemente sull'apprendimento del cinese, ricordatevi che il cinese è lingua emergente, la lingua del futuro, e quindi bisogna imparare il cinese. Quanto cinese si può imparare in un'ora a settimana? E i bambini imparano abbastanza, però abbiamo fatto valutazioni in due fasi, quindi bambini piccolissimi provenienti da famiglie monolingue, quindi bambini in prima elementare, età 5 anni, e bambini un po' più grandi che provenivano sia da famiglie bilingue che monolingue. E volevamo sapere quanto cinese hanno imparato, gli effetti dell'apprendimento del cinese sull'inglese come lingua di scolarizzazione e come lingua madre, effetti non linguistici dell'apprendimento, quindi volevamo valutare tutti questi aspetti. E abbiamo testato per esempio la sensibilità ai toni del cinese, il riconoscimento di alcuni caratteri scritti, le abilità metalinguistiche non in cinese ma in inglese, quindi la lingua 1, e il controllo cognitivo, quindi questa flessibilità mentale che consente ai bambini di passare da un compito all'altro, quindi gli effetti dell'esposizione al cinese sul controllo dell'attenzione. E abbiamo scoperto che le scuole che rendevano meglio, o i bambini che rendevano meglio, erano quelli nelle scuole che davano più ore di esposizione, più interazione con gli studenti che formavamo, quindi con i parlanti nativi, e più risorse al di fuori della scuola. Questo non è sorprendente, ma va detto perché poi bisogna fare pressione perché aumenti l'esposizione alla lingua, quindi più esposizione c'è e anche più esposizione ai parlanti nativi, più imparano i bambini. E non c'è differenza tra l'esposizione al francese e l'esposizione al cinese dal punto di vista cognitivo, il che va detto anche perché molti pensano il cinese è una lingua difficile, troppo difficile per un bambino di 5 anni, che non è vero, ovviamente il cinese parlato soprattutto non è più difficile del francese per un bambino di 5 anni.
E quindi abbiamo formulato delle direttive, dei consigli per il governo, per le scuole che prevedono questo tipo di raccomandazioni. Il secondo progetto di cui volevo parlarvi è questo progetto finanziato dalla Comunità Europea, che si è concluso un paio d'anni fa, è School and Family Together. Quindi questo progetto voleva incoraggiare l'integrazione linguistica dei bambini immigrati, linguistica e sociale, nelle scuole attraverso l'apprendimento di una lingua diversa, una lingua che fosse nuova sia dal punto di vista del bambino immigrato che dal punto di vista del bambino scozzese. E abbiamo raccolto dati quantitativi, quindi test cognitivi, test linguistici, eccetera, e dati qualitativi, quindi osservazioni da parte degli insegnanti, degli assistenti, eccetera. E abbiamo, riassumendo, i bambini che imparano una lingua in classe sviluppano migliori abilità cognitive? In generale sì. E i bambini immigrati migliorano più rapidamente dei bambini locali, perché spesso sono bilingui, spesso arrivano già con la conoscenza di più di una lingua. I bambini che sono già bilingui hanno un vantaggio nell'apprendimento di una nuova lingua? Anche in generale sì, cioè, perché l'abbiamo detto prima, l'apprendimento di una terza o quarta lingua diventa più facile. Ma quello che abbiamo anche riscontrato è un impatto positivo sulla socializzazione, quindi sull'integrazione, quindi sul comportamento dei bambini in classe. Quindi c'è un miglioramento dell'empatia e della collaborazione tra i bambini locali e i bambini immigrati mentre imparano la stessa lingua che è nuova per tutti. E quindi questo li fa comunicare meglio. Abbiamo anche coinvolto le famiglie spesso in varie attività, e c'è questa percezione positiva dell'apprendimento linguistico come attività anche divertente, quindi non una cosa noiosa associata alla scuola, ma anche qualcosa a cui si può, ci si può aspettare qualcosa di più, qualcosa di normale e anche divertente. Facciamo numerose attività con la comunità polacca in Scozia. Una delle mie collaboratrici al centro Bilingualism Matters è polacca, fra l'altro. Non vi dico come si chiama di cognome perché ho difficoltà a pronunciare il suo cognome. No, non è lei, no. Kat Psibicin. Ah, c'ero quasi. No, Anna Martovez lavora a Edimburgo, ma non al centro Bilingualism. E quindi, per esempio, questo l'abbiamo fatto 10 giorni fa, ecco, c'è il nome, infatti, Caterina, si dice. Ok? Ok. E queste erano attività per i bambini, quindi Jumping Languages and Other Bilingual Stories. E quindi abbiamo lavorato sia con i bambini, questa era tutta la giornata, quindi le famiglie potevano andare e venire, e c'erano attività per i bambini e attività per i genitori. Quindi io ho parlato ai genitori e i genitori potevano fare domande, i bambini si sono divertiti, abbiamo cercato di fargli capire che ecco, sia il polacco che l'inglese sono belli e quindi loro sono fortunati a saperli tutti e due. Quindi questo è un esempio dei tanti. Quindi, per concludere, il bilinguismo è un investimento cognitivo, ma un investimento cognitivo per la vita, quindi non solo per l'infanzia, dà potenzialmente benefici a tutte le età e in tutte le lingue, ripeto, quindi veramente una forma di investimento cognitivo a lungo termine. Ed è per questo che è importante cambiare gli atteggiamenti nei confronti del bilinguismo tramite una corretta informazione. Ed è questo che mi ha portato 9 anni fa a fondare il centro Bilingualism Matters, che inizialmente era molto ristretto, basato a Edimburgo, genitori e insegnanti a Edimburgo, e poi è decollato in modo incredibile
perché abbiamo cominciato a ricevere richieste di informazione da molti altri ambiti ai quali originariamente non avevamo pensato, quindi l'ambiente sanitario, per esempio i professionisti della salute, i logopedisti, i pediatri, quindi adesso lavoriamo anche molto in quel campo perché è necessario informare anche queste figure professionali. Facciamo collaborazioni, seminari ormai per compagnie e organizzazioni internazionali, moltissime attività nella comunità scozzese, siamo molto nei media e abbiamo molte collaborazioni, partenariati e abbiamo una rete internazionale di 18 filiali, delle quali 15 in Europa, 3 in Italia, una a Milano Bicocca, il mio collega dirà qualcosa, e 3 negli Stati Uniti, ho aperto la filiale in California 3 settimane fa e abbiamo richieste di informazione da molti altri paesi e una filiale in Polonia di prossima apertura a Cracovia. E ci occupiamo del bilinguismo in diverse aree di attività, come avrete capito, l'apprendimento delle lingue nell'arco della vita, il bilinguismo nelle lingue di immigrazione, il bilinguismo nelle lingue di minoranza regionali, il bilinguismo in condizioni atipiche, quindi bilinguismo e autismo, bilinguismo e dislessia, bilinguismo e disturbi specifici del linguaggio, dove spesso il consiglio dei medici e delle professioni mediche è: no, il bilinguismo con queste condizioni non si può. In realtà c'è bisogno di più ricerca, quindi questo consiglio non è sempre appropriato, questo è il minimo che si possa dire, quindi stiamo cercando di capire in quali condizioni il bilinguismo non solo non possa essere dannoso, ma potrebbe anche essere un vantaggio in queste condizioni atipiche. Queste sono alcune dei partenariati e di collaborazione che abbiamo, quindi il governo scozzese, varie amministrazioni locali in Scozia, consigli comunali, varie charities, associazioni non a scopo di lucro, National Health Service, quindi della Scozia, il ramo privato col quale interagiamo sempre di più. Abbiamo una collaborazione con il Financial Times che ci organizza eventi per imprenditori e il ramo privato. E abbiamo molti progetti di ricerca, molti dei quali finanziati dalla Comunità Europea, e certamente spero che questo non abbia termine con la Brexit, che è fonte di grande preoccupazione per noi, e molti sponsor e enti di ricerca in Gran Bretagna, negli Stati Uniti. E abbiamo un progetto finanziato dalla Comunità Europea con 8 paesi europei, 21 università sui numerosi aspetti del bilinguismo, che si chiama A Theme Advancing the European Multilingual Experience. E a questo punto concludo, vi ringrazio di essermi stati a sentire e se avete commenti, idee, suggerimenti, in particolare per Bilingualism Matters, fatevi sentire perché questo vuole essere un servizio per le persone, per la società in diversi ambiti. Per adesso, se avete domande, sono qui per rispondere, grazie.